Ilaria de Sanctis, assessore al sociale fino a qualche giorno fa, scrive una lettera aperta alla città per ringraziare le tante persone che l'hanno votata alle ultime amministrative. Non mancano dure parole al sindaco e all'amministrazione, colpevole a suo dire anche di poca attenzione al sociale e soprattutto all'edilizia residenziale, sottolineando quello che sono stati solo annunci con tanto di post sui social. Una situazione come scrive che è peggiorata in maniera esponenziale e l'aver fatto inserire un capitolo di bilancio specifico. Per la manutenzione alle case popolari, secondo l'ex assessora, era un contentino, uno specchietto per l'allodole, un modo continua per far passare qualche mese fino ad ora per arrivare all'attuale rimpasto di giunta. La De Sanctis sottolinea come il primo cittadino si sia speso in campagna elettorale personalmente solo per alcune persone vicine a lui. Quello che comunque ribadisce a gran voce di come lei si definisca una persona libera senza padrini e padroni. L'ex della giunta d'Alberto conclude con alcune scuse alla cittadinanza per la fondazione del gruppo Insieme possiamo, alla città secondo lei usata per le carriere personali di qualcuno e per gli innumerevoli padrini e padroni che la città si trova ad avere in questo momento. Chiudendo con doveva essere una storia differente come dice qualche consigliere, ma a me, scrive, sembra una storia già vista.